Il 26 agosto, presso la sala consiliare del comune di Bella, presentato il libro Veleni, del giornalista d'inchiesta Fabio Amendolara. Promotrice dell'evento l'Associazione Filemone, che mediante Davide Di Vito, moderatore dell'incontro, ha permesso ai cittadini bellesi di venire a conoscenza, più da vicino, di uno dei più controversi intrecci di cronaca che hanno interessato anche la Basilicata. Il caso Mattei, la sparizione del giornalista De Mauro e la morte di Pasolini, secondo l'inchiesta di Amendolara, casi collegati da un interesse comune. Il sindaco Leonardo Sabato apre l'incontro con un breve saluto, sottolineando l'importanza del tema. Io ovviamente sarò come loro contento e sarò un attento uditore, perché la storia del petrolio è anche storia attuale che ci riguarda molto molto da vicino. L'autore, in una lunga digressione, ha voluto presentare la mappa concettuale del discorso affrontato nel suo libro. E ho capito che le compagnie petrolifere la loro strategia di penetrazione nel territorio non l'hanno mica cambiata, e come facevano all'epoca, ai tempi di Mattei, e Mattei aveva bisogno del suo giornale, di pagare i giornalisti, e le cose non sono mica cambiate. Io ho lavorato per 2 dei 3 giornali locali. Il maggiore inserzionista della stampa locale è al primo posto l'Eni, al secondo posto la Total, al terzo posto la Shell. Ora comincia ad uscire qualcosina anche della Rockhopper, che è una compagnia inglese, e però per il momento pubblica soltanto i bandi pubblici, cioè quando fa delle gare dice sui giornali per evidenza pubblica sto facendo questo, ma prima o poi arriverà anche la pubblicità, diciamo, propaganda della Rockhopper. Questo è soltanto un aspetto residuale, perché poi nelle redazioni si annidano quelli che Maurizio Bolognetti solitamente chiama il local report dell'Eni, e non ce l'ha solo l'Eni, ci sono dei giornalisti che orbitano diciamo, attorno alle compagnie petrolifere, perché moderano i convegni e vengono pagati. I cachet sono interessanti, se siete curiosi li trovate sul sito dell'Eni, che sotto l'aspetto della trasparenza, diciamo, ci dà delle garanzie, le cose ce le dice, basta saperle trovare, e vi assicuro che i cachet sono interessanti. Quindi molti giornalisti vengono pagati tramite i convegni. Molte pubblicazioni dei miei colleghi passano per l'Eni, trovate il simbolino delle compagnie petrolifere ovunque. Sull'ultimo libro dell'ultimo dei poeti dell'area del petrolio, della Camastra o della Val d'Agri, trovate il simbolino dell'Eni, della Total, eccetera. Ma quest'estate veramente ho fatto un salto sulla sedia, arrivo a Corleto per Ticara e trovo, l'estate scorsa veramente, e trovo il torneo di calcio a 5 ed erano tutti con le pettorine della Total, quindi veramente finanziano qualsiasi cosa. Il sito che promuove all'estero l'agroalimentare lucano è della Total, cioè creato e tirato su, finanziato dalla Total, che magari qui ci inquina e poi all'estero dice comprate quei prodotti, vi dico io quali. Il dottor Carmine Sarcinella, del comitato Un muro da amare, ha voluto sensibilizzare i presenti su quanto siano stati sottovalutati i danni ambientali causati in Basilicata dalle estrazioni petrolifere. Per dire che a volte bisogna metterci la faccia, a volte bisogna essere coraggiosi da cittadini, e quei fili quando si vedono non dobbiamo far finta di non vederli, perché il danno ambientale non si vede, ma a lungo termine le pagheremo tutte le conseguenze. Per cui, come diceva Fabio prima, oggi viviamo purtroppo di petrolio, perché la Basilicata ha fatto una scelta e l'ha fatta. È una scelta forte, una scelta della petrolizzazione. Facciamo in modo che la petrolizzazione non sia però selvaggia, e quindi noi cittadini, noi comunità lucane, cerchiamo di essere attivi in politica, attivi verso chi ci rappresenta. Ecco, non deleghiamo completamente chi ci rappresenta a fare di tutto. Facciamo sentire la nostra voce, facciamo sentire le nostre volontà, facciamoci sentire, partecipiamo, leggiamo, cerchiamo di capire che cosa succede, non lasciamo soli giornalisti come Fabio Amendolara che racconta delle verità, ma facciamo in modo che Fabio non si senta solo, non lasciamo soli gli amministratori che fanno delle scelte importanti, forti. Stiamogli vicini, perché la Basilicata è una regione fatta di piccoli numeri e spesso si ha più la tendenza a nascondersi, a diventare invisibili, che a rimetterci la faccia. Al termine dell'incontro, un breve dibattito che ha rafforzato l'idea che la ricerca della verità non rappresenta solo un compito per pochi addetti ai lavori, ma un dovere civico che un'intera popolazione dovrebbe far proprio.